Alessandro Botturi, come ti stai preparando nel frattempo? Manca un mese, quasi un mese due. E mezzo, dai, quasi due. No, solita allenamento. Palestra, bici, tanta bici. Quest'anno ho cercato di fare il mountain bike, soprattutto per recuperare anche il polso, visto che arrivo dall'infortunio. Perché effettivamente anche con la mountain bike il polso le prende le botte. Le prende un po' di botte, lo rinforzo. Palestra molto, poi proprio oggi mi è arrivata la moto anche la rally d'allenamento, quella definitiva, andrò a fare ancora una sezione di allenamento in Marocco e spiegherei anche in Sardegna se riesco. Bello! Bisogna arrivare competitivi dove si può alla carta. Senti, parliamo del polso. Il polso. Perché anche in Marocco è sempre là. È sempre lì, si fa sentire. Alla fine quando mi aveva operato mi ha detto che sarebbe stato molto lunga, io ho detto ma no dai, tanto alla fine recupero, però invece si fa sentire. È lunga, poi meno male ci sono stato su 10 giorni, avendo rotto i legamenti, scapolunato, non ero proprio messo, non avevo fatto niente, ero un po' rotto, però dai, manca quasi 2 mesi, penso che ci faccio caso che tutti i mesi che passano migliora un po'. In Marocco già migliorato parecchio confronto a fine luglio quando ero andato a allenarmi, sono riuscito a fare anche delle belle tappe, sesto, settimo, così, e corri invece adesso perché alla fine sono tanti tre ufficiali, KTM, Squadra, un mondo e sta sempre lì col gruppo di quelli che contano, fa sempre piacere. Senti, ho parlato un po' con Goncalves, con gli altri, dell'inizio della gara, che comunque è vero che sulla carta è abbastanza complicata, magari non bellissima, però dicevamo se per caso dovesse piovere in Paraguay con la prima speciale corta da 55 km, mi pare una cosa del genere, potrebbe diventare già difficile all'inizio. Tu hai una tua strategia in mente? No, alla fine, dico sinceramente, non ho ancora guardato bene le speciali, stavo parlando con il manager della Canova. E poi faremo giorno dopo giorno. Per me quest'anno cercherò di partire tranquillo, senza fare qualcosa di più di quello che si è capace. Però non troppo tranquillo. No, tranquillo no, però vabbè, penso che il ritmo che c'avevo in Marocco anche il primo giorno, ero partito secondo, sono aperto la pista tutta la speciale, ho fatto settimo così. Secondo me nei rally dopo un po' di anni capisci il ritmo che e tutto. Dai, spero di fare una gara da stare sempre nei 10 tutti i giorni e poi si vedrà. Penso che viene da sé. Ascoltami, sull'altitudine come siamo messi? Quest'anno bene, è peggio del solito, sì, cioè il prossimo anno. Facciamo 5 tappe. Anche l'anno scorso, nonostante il polso non era messo bene, la tappa migliore l'ho fatta in Bolivia. La speciale più lunga da 580 km. Non ho mai sofferto, anzi quando arrivo in altitudine ormai mi calma. Galvanesi, ti fa l'effetto contrario, l'ossigeno al cervello ce l'hai troppo. Ecco, forse ho troppo ossigeno e mancando un po' i neuroni si perdono e poi vanno più forte. Giusti. Senti, Marcoma annuncia molta navigazione, sarebbe il caso di dire finalmente? Sì dai, speriamo veramente che ritorna a essere una carta navigata, perché mi ricordo la prima carta che ho fatto nel 2012 era stata veramente navigata la prima settimana, mi ricordo che dopo 4 giorni coma e deprevo già un'ora di vantaggio sul terzo, di quanto era difficile. Negli ultimi anni invece si pensa di sì. E io alla decima tappa con un polso rotto non va dal primo. Esatto. Vuol dire qualcosa, esatto. Dire che navigate era veramente se ritorno alla navigazione cambieranno sicuramente la carta e tavola e io sarei contento. Magari, infatti. Ho curato in questi anni parecchio la navigazione, mi ritengo di essere un buon navigatore e dovrò mettere solo in pratica se è navigato. Vai, grazie mille, ciao, ciao. Seguitemi.